donne, e soprattutto ringrazio lo SPCGL perché è la seconda volta che viene fatta un'iniziativa qui al museo ed è una bellissima collaborazione. La prima è stata la festa della donna e devo dire che intanto una partecipazione è sempre molto importante di persone, ma soprattutto un grande entusiasmo e una grande organizzazione, permettetemi di dirlo, nel senso che sono tutte bravissime sia a far da mangiare che proprio a fare promozione degli eventi, cosa che noi purtroppo spesso non riusciamo a fare. Allora, il tema mi sembra assolutamente importante e cruciale in questo momento di crisi, come è stato detto. Cruciale perché la terra è una risorsa fondamentale per tutti, anche quando è poca, come nel nostro caso. Ma noi, anche se abbiamo poca terra, abbiamo tutta una serie di altri vantaggi, tra virgolette. Intanto che è un territorio che, appunto, non essendo un territorio a vocazione agricola, ha conservato dei tesori, e Stefano poi ve ne parlerà, credo anche Mirta, perché non avendo avuto l'agricoltura intensiva in questi anni, noi abbiamo conservato una biodiversità, quindi delle sementi, delle piante, per esempio delle mele, delle pere, una varietà notevolissima di questi vegetali addomesticati, che sono un patrimonio da riscoprire e da valorizzare, e non è ovunque così. Noi con il museo da molti anni ci occupiamo di questi argomenti e abbiamo iniziato parecchi anni fa con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, con Stefano e con altra gente, che per esempio Enrico Vettorazzo e così, un lavoro di ricerca sulle varietà antiche delle mele e delle pere, trovandone decine e decine di varietà, ognuna con delle caratteristiche, dei profumi, dei sapori diversi, ma soprattutto con delle capacità di conservazione nell'arco dell'anno differenziate, proprio perché la selezione, diciamo, delle varietà era spesso obbligatoria in funzione dei tempi di conservazione. Quindi riuscire a sopravvivere durante l'arco dell'anno significava saper selezionare delle varietà vegetali di un certo tipo. Quindi noi abbiamo delle risorse. Come museo, quindi, siamo particolarmente attenti, perché un museo etnografico. Un museo etnografico non è solo un luogo dove si conservano delle carbattole, strumenti, oggetti, eccetera, eccetera. È un luogo in cui si deve lavorare e si deve soprattutto cercare di cogliere quello che viene nel territorio, quello che succede. Il nostro lavoro è di parlare con la gente, è di ascoltare soprattutto le memorie. Il nostro lavoro è quello di documentare attraverso la memoria delle persone anziane e non più tanto anziane anche, che cosa si faceva in questo territorio, come si coltivava, quali erano i cicli culturali, eccetera. Che sono cose che stanno ovviamente scomparendo, soprattutto in seguito all'abbandono di queste terre, perché il problema più grosso qui da noi è proprio l'abbandono. Io non parlerò di tante cose perché lascio poi a due persone che si occupano di agricoltura il compito di illustrare in dettaglio. Vorrei brevemente portare la vostra attenzione su una vicenda che riguarda delle donne agricoltrici, quindi io mi rivolgo al passato, e poi sugli orti, che sono lo spazio femminile per eccellenza. Allora, il fenomeno di cui vi vorrei accennare proprio come ricordo, ma un ricordo che secondo me deve rimanere vivo nella storia locale, perché sono queste cose che raramente si trovano, anzi mai si trovano nei libri di storia, ma sono pagine importanti come quelle per esempio scritte da altre donne, tipo le Vaglie da Latte, e sono le Ciode. Chi erano le Ciode? Allora, il nome Cioda, Ciodetto, è probabilmente legato al fatto che queste donne portavano delle scarpe chiodate e quindi camminando facevano rumore. Questa è una cartolina addirittura di una Cioda, è una fotografia di Unterweger fatta a Trento, di una giovane donna bellunese. E queste giovani donne bellunese, questa per esempio ho proprio preso il documento, è una Bortolas Maria, figlia di Antonio di Cesio Maggiore, di anni 16, chiede che le venga rimessa la sua corrispondenza fino al giorno di San Martino al seguente indirizzo, e lì c'è l'indirizzo che è a Rovere della Luna in Trentino. Perché? Perché queste donne
che erano bambine, guardate che cominciavano a fare le ciode dai 9 anni in su, andavano tutte in Trentino, che allora era impero, era Austria, era di là del confine italiano. Allora, venivano raccolte, ci sono alcuni paesi che erano particolarmente interessati dal fenomeno, non ovunque. Uno di questi era Sedico, l'altro era Tisoi, vicino a Belluno, dove c'era la popolazione maschile completamente assorbita dal lavoro nelle cave delle cave, nelle buse mole chiamate, le cave di arenaria per fare appunto le mole per affilare i coltelli, e morivano tutti di silicosi perché lavorando al chiuso si sprigionava una polvere sottilissima che prendeva i polmoni e quindi morivano giovanissimi. Le famiglie erano completamente disgregate, gli uomini lavoravano di là o emigravano e le donne partivano e andavano a fare le ciode in Trentino. Le bambine le seguivano e i bambini talvolta anche. Quindi la famiglia si disgregava completamente. Venivano raccolte con dei carretti nei primi tempi. Il fenomeno inizia nei primi anni dell'Ottocento, intorno al 1815, e cessa nel 1960. Quindi non si tratta di fenomeni di secoli fa, Venivano raccolte queste bambine, questi bambini, queste ragazze, le donne, così, da delle caporalesse, chiamiamole così, con dei carri che andavano nei paesi, le caricavano sui carri e poi le portavano fino a Primolano, dove c'era la stazione, dove c'era la ferrovia. Da Primolano raggiungevano col treno Trento. A Trento, nella piazza del Duomo, c'era un grande olmo, un grande albero, quindi, che si vede qui, un grande tiglio era, scusate, un tiglio, e queste ragazze venivano esposte, proprio esposte nel vero senso della parola, affinché i contadini trentini le scegliessero. Quindi era mano d'opera a basso costo, bassissimo costo, perché i contratti di lavoro prevedevano il vitto ed il vestito, quindi da mangiare, e alla fine del lavoro stagionale, che durava tutta la stagione agricola, diciamo così, un abito o un fazzoletto da testa. Ora, venivano appunto scelte, qua ci sono alcuni documenti dell'Ufficio Comunale del Lavoro di Trento, per esempio ieri sera alle ore 10 una guardia, aspettate perché non riesco a, insomma, consegna la guardiana del dormitorio, la signorina De Bastiani, che anche questa era di qua, eccetera, eccetera, perché cosa succedeva? Succedeva che queste ragazze, quando venivano portate a Trento e selezionate, allora in parte quelle più robuste venivano subito prese dai contadini e portate nelle loro campagne, quelle più gracili, quelle più deboli, così rimanevano là e andavano a dormire dove capitava, nei fiumili, eccetera, eccetera, e talvolta si prostituivano. E quindi nel corso degli anni poi ci furono delle organizzazioni a protezione delle giovani ciode, proprio per evitare dei fenomeni così di abbandono, perché ripeto, erano ragazze che si ritrovavano improvvisamente a vivere in una città diversa, in una regione diversa, ed erano abbandonate a loro stesse. Quindi venivano scelte dai contadini e facevano dei lavori pesantissimi. Quindi le bambine, le ragazzine più giovani venivano messe come guardiane degli animali, a rastrellare l'erba, eccetera, eccetera. Quelle un po' più robuste facevano la potatura delle piante, la potatura dei meli. Facevano talvolta l'aratura, quindi lavori maschili per eccellenza, quindi che non vengano a dire che le donne sono gracili, sono deboli, quando servono vanno bene sempre, quindi diventano bestie da somma, e poi facevano, e questa è la cosa che si vede nella prima foto che vi ho fatto vedere, con le pompe da verderame facevano l'irrorazione con il verderame degli alberi da frutta, portando sulla schiena queste pompe da verderame, così.
È un fenomeno, ripeto, piuttosto doloroso. Queste per esempio sono due ciode di Sedico che quando tornavano, si vedono dalle fotografie, si individuano subito perché erano tutti gli stessi vestiti, con delle cotonine molto colorate, e ci sono delle testimonianze proprio che le ciode amavano comprare, cioè avere, chiedevano comunque ai loro padroni di avere dei fazzoletti molto colorati, dei vestiti molto colorati, eccetera, eccetera. Ecco, e si trovavano regolarmente alla fine della settimana, nel loro pomeriggio di libertà, nella piazza del Duomo di Trento, insieme ai compaesani, anche uomini che c'erano in circolazione. Ecco, qui per esempio vedete in questa fotografia, al centro c'è proprio una ragazzina che avrà 12 anni, insomma. Ecco, e questo è una cosa importante. Alcune di queste ciode poi si sono sposate con dei trentini, perché poi tornavano sempre, cioè non è un fenomeno che si concludeva in una stagione, è un fenomeno che continuava nel corso degli anni, perché era una fonte di reddito importantissima. Questo per dire come la manodopera era importante, era insomma a basso costo. Qui c'è un documento interessante, perché si dice, si presenta in questo ufficio la ragazza Darolt Luigia di Alessandro da Tisoi, vedete, che dichiara che non può più rimanere a servizio di, non riesco a leggere, sono senza occhiali, comunque perché fu battuta più volte dalla nuora del padrone in presenza di altre persone, perché ovviamente non avevano nessun tipo di tutela, no? Proprio perché erano poi ragazzine così. E addirittura a Trento si conserva il libro nero in cui si elencano proprio i padroni che le maltrattavano, le battevano e le umiliavano. Per fortuna, ripeto, è un fenomeno che si è concluso. Qui ho messo delle immagini, queste sono di una fotografa di Libano, che mostrano comunque come le donne siano sempre state dei mezzi di trasporto, posso dire, siano sempre state usate proprio come forza lavoro per il trasporto del materiale. Io ho delle fotografie, non ho fatto in tempo a tirarle fuori, in cui sono sovrastate da carichi di fieno, che sono più, si vede solo la testa della donna sotto un cumulo di fieno, e hanno queste gerle che sono sovraccariche. Sembra quasi che la gerla sia proprio una sorta di, come posso dire, di parte del corpo, no? Un prolungamento del corpo femminile, ed è stracarico di cose. Le donne venivano appunto impiegate nell'agricoltura, per esempio nella raccolta della frutta, come potete vedere qua, nei lavori nei campi e così via, ma insomma queste sono, per esempio questa è una raccolta dell'orzo nella zona di Livinalongo di Col di Lana. La cosa interessante da dire è che in concomitanza con l'emigrazione, soprattutto con l'intensificarsi dei fenomeni migratori, soprattutto a partire dalla fine dell'Ottocento, l'agricoltura subisce una forte femminilizzazione, quindi le donne hanno in mano l'agricoltura così come hanno in mano l'allevamento. Ci sono zone per esempio dell'Agordino in cui gli uomini facevano i seggiolai, andavano in giro a far sedie dappertutto, che l'agricoltura era in mano alle donne, che facevano anche la fienagione, che di solito viene ritenuto un lavoro tipicamente maschile. Ho messo questa immagine di questa bambina per inserire brevemente un altro argomento, e cioè che le donne, fin da piccole, anche i bambini per la verità, quindi i bambini e le bambine, venivano istruite per riconoscere in maniera inequivocabile le sostanze, i vegetali spontanei commestibili presenti nel territorio. E la conoscenza delle erbe da parte delle donne ad uso appunto alimentare, terapeutico, tintorio, eccetera, eccetera, era straordinaria. L'abbiamo completamente perduta, quasi completamente perduta. Ed è un patrimonio che se ne va e che se ne è andato completamente. L'altra cosa, lasciamo perdere l'alimentazione, è questa, ed è la cura dell'orto. Allora, l'orto è uno spazio femminile per eccellenza. Ed era uno spazio in cui si concentrava in qualche modo il sapere in merito all'agricoltura delle donne. Era uno spazio, voglio dire, precluso in qualche modo agli uomini, cioè era proprio gestito completamente dalle donne. Di solito erano piccoli spazi vicino alle case di orti.
nei quali però grazie alle cure femminili e alla conoscenza del ciclo degli ortaggi, no, che si potevano coltivare, c'era la possibilità di avere sempre a disposizione qualcosa da mangiare. Gli orti di oggi sono molto diversi dagli orti che c'erano fino agli anni 50. Per esempio, voi sapete bene che i pomodori, che adesso noi cerchiamo di coltivare un po' ovunque, non c'erano. Le prime testimonianze che noi abbiamo raccolto, ad esempio, sulla coltivazione del pomodoro, così, risalgono comunque agli anni 50 circa, non prima. Ci sono testimonianze molto interessanti del fatto che fosse un elemento estraneo alla nostra cultura il pomodoro. Quando durante la prima guerra mondiale le donne di Rocca Pietore venivano assunte come lavandaie, ricevevano in cambio del loro lavoro anche dei pasti e davano questa pasta, questi maccheroni conditi col pomodoro. Loro andavano alla fontana, risciacquavano la pasta perché non gli andava bene e ci mettevano il burro con la ricotta grattugiata, per dire di quanto fosse estraneo alla tradizione l'uso del pomodoro. Nell'orto quindi la conoscenza proprio della vegetazione addomesticata consentiva di coprire una serie di fabbisogni domestici. L'orto era curatissimo, molto concimato e anche mettendo in atto una serie di tecniche di anticipazione della maturazione delle piante, no? Quindi ripari, eccetera, eccetera. Gli orti dell'Alto Bellunese sono diversi dagli orti che ci sono della zona prealpina. Se voi andate ancora adesso in parte nella zona dell'Alto Bellunese si vedono ancora delle file di papaveri, per esempio, che è il papavero sonnifero che entrava nell'alimentazione. Una volta coltivavano ad esempio la camelina sativa, che viene chiamata anche senape germanica, che veniva usata per condire i casunzieri o gli gnocchi. C'erano moltissime rape in tutta la fascia dolomitica, venivano coltivate delle rape gialle molto grosse, arancioni, giallo arancione, che entravano come ripieno dei casunzieri. Moltissime rape in tutti gli orti e anche fuori dall'orto, quindi la rapa era uno dei vegetali coltivati nell'autunno, soprattutto alla fine di tutto un ciclo culturale, perché si conservavano a lungo. Ma naturalmente le verdure erano tante e c'era di solito uno spazio per gli aromi, c'era uno spazio per i fiori nella parte periferica, diciamo, no? Intorno al recinto dell'orto, e sempre negli orti c'erano alcune piante importanti di significato anche simbolico, come la rutta, oppure ad esempio nell'Alto Bellunese la maggiorana, che è detta l'erba della mere, cioè l'erba della madre, che serviva alle donne per purificarsi, serviva durante il mestro quando avevano dolori o quando partorivano, per dire, no? Quindi ci sono delle erbe che venivano comunque coltivate per il loro significato anche simbolico. Giravano per le nostre montagne i venditori di sementi, perché uno magari non ci pensa, ma nelle zone più alte certi vegetali non arrivano a maturazione, non arrivano a fare la semente, e quindi le sementi andavano rinnovate di anno in anno. Ma le donne normalmente erano delle conservatrici delle sementi, cioè era compito delle donne proprio quello di mettere via il seme e di conservarlo per l'anno successivo, quindi la selezione delle sementi, la conservazione all'asciutto e così via. Ed è grazie a questo lavoro femminile, ad esempio, che si sono conservate infinite varietà di fagioli. Poi la Marta lì, ho visto che ne ha portati alcuni, sono bellissimi da vedere e sono un patrimonio straordinario. Ogni tanto ne portano di nuovi, no? Stefano ne ha seguiti alcuni, ha seguito il percorso di alcuni, per cui voglio dire, abbiamo ancora la possibilità di recuperare un patrimonio notevole. Noi qua nel nostro piccolo come museo, grazie anche alla collaborazione di Rita Dalla Corte, che è qui presente, e della scuola media di Cesemaggiore, da quest'anno abbiamo fatto l'orto e il campo didattico. Abbiamo cominciato con pochi mezzi, seminando segala, avena, frumento, orzo,
poi abbiamo messo giù le patate, i fagioli e nell'orto abbiamo messo la fava e i piselli, una varietà di piselli che ci hanno portato così locali, in modo che i bambini comincino a prendere dimestichezza con la terra, a lavorare con le mani e a rendersi conto di quanta soddisfazione dà il lavoro con le mani, ma anche a rendersi conto della varietà, no? Che c'è, per esempio, dei cereali, perché ormai sono abituati, non sono più abituati a vedere una pianta e poi il suo prodotto, ormai vedono il sacchetto della farina già pronto e non si rendono conto di quali sono i cicli, così. Allora, vabbè, qui ci sono immagini di orti, per esempio questo è un orto sappadino, vedete sulla destra i fiori, che sono molto ben coltivati, e per esempio ci sono spesso ormai, perché sono diventati degli spazi che ormai raccolgono un po' tutto, quindi ci mettono dentro anche il lino, ci mettono dentro tante cose negli orti. Il fenomeno che, e poi concludo, il fenomeno che si osserva girando ormai dappertutto è che gli orti cominciano ad ingrandirsi sempre di più. E la produzione di ortaggi comincia ad essere una cosa interessante da un punto di vista economico. Quindi evidentemente bisogna un po' continuare su questa strada, naturalmente cercando di fare un'agricoltura sostenibile, ma anche un'agricoltura attenta a recuperare delle varietà locali. E questo mi sembra un compito importante, non solo di un museo che lo fa, diciamo, con una valenza culturale, didattica, eccetera, ma anche da parte di chi lavora la terra. Qui abbiamo per esempio il signor Garletta della cooperativa La Fiorita, che è arrivata ad avere quanti agricoltori, Enrico? Quanti soci? Ecco. Quindi partita da pochi soci è diventata una realtà sempre più importante, il che vuol dire che c'è un interesse vero nei confronti di questi fenomeni, perché effettivamente può essere un'integrazione di reddito. Quindi insomma io chiuderei qua e lascerei la parola a due esperti, grazie.